programma di alta qualità infinita. Allora non ci giriamo intorno, tra tante cose che sono state dette, qui ci mancano tante cose, la ricerca, la rete e tutto quanto, ma qui soprattutto ci manca il prodotto. D'accordo? Presidente Romano, a quanti ettari stiamo ora? Allora? Siamo sui 200 ettari. 200 ettari. Per una produzione di 110.000 quintali. Presidente Romano, allora io lo dico da cittadino che mi ha telefonato giorni fa, penso che uscì l'urbanista, perché ha letto le cose che avevo scritto su Repubblica, dice: ma tu stai facendo l'urbanistica del San Marzano, perché lo ascolta, no? Come a dire, tu stai dicendo che noi possiamo salvare un territorio con il San Marzano. Io ci credo. Noi, Presidente Romano, dobbiamo fare un programma di lavoro, perché noi rapidamente, da quanti ettari? 200? Ecco, allora noi possiamo passare nel giro di pochi anni a 1200 ettari, 1300 ettari e un milione di quintali. Ecco, con un milione di quintali noi esistiamo, perché altrimenti il San Marzano non esiste. D'accordo? Allora l'obiettivo da qui a breve è 1200 ettari di San Marzano. Dopodiché, in un periodo non lungo, dobbiamo arrivare a 6-7.000 ettari di San Marzano, e il suolo c'è, lo spazio c'è, le aziende ci sono, perché dobbiamo tornare ai 5-6-7 milioni di San Marzano. A quel punto il San Marzano c'è pure a scala internazionale. Se questo succede, noi vedremo che la provincia di Napoli e Salerno, che non stanno al fondo della classifica, più il San Marzano cresce, noi più vedremo quei sistemi metropolitani che riguadagnano, arriviamo alti nella classifica della qualità della vita, perché le ultime classifiche che sono uscite del Sole 24 Ore di Italia Oggi, che dicono che questi territori sarebbero i terzultimi in Italia per qualità della vita, io vi dico, se noi partendo dal San Marzano cominciamo a dare dignità allo spazio agricolo e diamo anche dignità a questo spazio metropolitano senza identità, creiamo un'economia eccezionale dal quale il Sud riparte con i nostri grandi prodotti, ricreiamo un tessuto industriale che non c'è. Quindi per me l'indicatore di qualità della vita è quanti ettari di San Marzano. Sono 200, io mi aspetto che tra due anni saranno 1500 e vorrei che tra 10 anni avessimo di nuovo gli 8.000 ettari di San Marzano. A quel punto significa che la campagna si è rimessa in piedi e ha iniziato un discorso diverso.